Questa è la puntata dedicata a noi donne e quindi non poteva mancare il nostro cereale, il miglio. E oggi sfatiamo il mito che il miglio faccia bene soltanto ai canarini. Per quanto riguarda noi, saremo molto più belle e avremo una pelle più luminosa, delle unghie più resistenti e dei capelli più lucidi se introduciamo questo alimento nella nostra dieta. Il miglio ha una storia molto antica, è coltivato dall'uomo fin dalla preistoria, dal paleolitico, quando l'uomo diventò stanziale. E ancora oggi è diffuso soprattutto nelle aree umide asiatiche e dell'Africa equatoriale. Consumando miglio più frequentemente potremo alleviare alcuni disturbi, soprattutto nella stagione calda, come ad esempio le gambe gonfie e la ritenzione idrica che spesso colpisce la maggior parte delle donne, ad esempio nella fase del ciclo. Oggi vi propongo un primo piatto o un antipasto sfizioso a base di miglio, lenticchie, la mela verde, lime, sedano. Un primo piatto fresco, molto forte, povero di grassi e che può arricchire la nostra settimana alimentare. Cuociamo il miglio con la solita proporzione di 1 a 3, cioè una tazza di miglio e 3 tazze di acqua e un pizzico di sale. Il miglio sarà cotto quando tutta l'acqua sarà assorbita. Prestiamo attenzione alla croccantezza, il miglio deve rimanere croccante, non si deve disfare troppo. Cuociamo a parte le lenticchie, sono lenticchie piccole, quindi si possono cuocere senza ammollo perché cuociono molto velocemente. Sono molto povere di grassi, addirittura hanno il 2% di grassi, quindi veramente sono un alimento magro e sono ricche di proteine. Noi non consumiamo però le lenticchie per le loro proteine, ma per il fatto che vanno proprio a proteggere la nostra parte vitale, che è localizzata nei nostri reni, rafforzando la nostra energia e la nostra vitalità. La mela verde dà un sapore aspro a questo piatto e quindi diciamo che bilancia l'equilibrio anche dei sapori. Vi consiglio la mela verde o i sapori aspri in generale, come quelli degli agrumi o dei frutti di bosco, per stimolare il vostro metabolismo. Il metabolismo viene proprio così vivacizzato da alcuni sapori, in questo caso l'aspro della mela. Il sedano dà quella croccantezza invece che magari può mancare in un piatto a base vegetale, quindi anche qui dà un'armonia proprio al palato. Per quanto riguarda le olive in salamoia, sono un ottimo alimento usato già dall'antichità proprio per la sua ricchezza di vitamine del gruppo B. E poi di probiotici, che sono quei famosi fermenti lattici che normalmente noi consumiamo sotto forma di farmaco, ma di cui molti alimenti sono ricchi e arricchiscono il nostro apparato digerente. Aggiungiamo succo di lime. Possiamo servire questo piatto come primo piatto in una maniera tradizionale, oppure come antipasto fresco e più moderno in una versione finger food con dei bicchierini trasparenti e decorato con delle foglie di menta o di basilico. Ciao Roberto, la salute di tutti inizia a tavola. Per noi donne hai qualche consiglio da darci? Innanzitutto ben trovate a tutte. Una riflessione innanzitutto. Voi donne siete ancora più esposte ai cambiamenti. Proprio in termini fisici, pensiamo al di là della nascita, il menarca, l'eventuale gravidanza, la menopausa, che spesso sono proprio dei momenti di quasi sconvolgimento del corpo fisico, a cui ci si deve adattare. Ecco, scoprire anche nell'alimento la possibilità di adattarsi meglio, cioè quindi di riflettere sulla propria salute, permette di affrontare meglio questi cambiamenti. Chiaramente la nostra salute inizia a tavola, noi siamo tutto quello che mangiamo e mangeremo, scoprire, avere consapevolezza del proprio essere nel momento in cui mangiamo è, credo, forse l'aiuto più potente che avrete tutta la vita. Che cosa invece non dobbiamo assolutamente fare? Ecco, per capire cosa non dobbiamo fare dobbiamo prima scoprire noi stessi, quindi arrivare a una consapevolezza della propria alimentazione e poi
tutte le strade portano a rifiutare o abolire alcuni alimenti. Parlo del latte per tutti, poi in altre occasioni approfondiremo l'argomento. Il latte è forse il vero e più grande nemico non dell'uomo, ma della donna in assoluto. Pensiamo per esempio alle donne orientali, alle giapponesi in particolare, che non consumano latte da mai, consumano fin da piccole soia, latte di soia derivati. Hanno praticamente un'incidenza di tumori della mammella irrilevante rispetto alle noi occidentali. Hanno una menopausa molto dolce, cui si approcciano in maniera molto easy, e non conoscono l'osteoporosi. Questo solo perché hanno da sempre rinunciato a quello che invece per noi occidentali è l'alimento base di tutti i giorni, sia puro il latte sia tutti i derivati. Togliersi questo alimento è forse un'impresa, io mi rendo conto, perché è ovunque, ogni cibo sofisticato, ogni cibo elaborato, quindi pesante, pesante in senso energetico, spesso contiene latte e latticini. Svezzarsi dal latte vuol dire però svezzarsi nella vita, prendere le proprie responsabilità, le proprie consapevolezze, e quindi un passaggio obbligato per arrivare a una conoscenza del sé che deve essere anche più profonda. Hai qualche consiglio da dare alle nostre amiche? È un consiglio spassionato, è riprendersi la propria identità. Bisogna riflettere, soprattutto voi donne, in questa società un po' al maschile, un po' tanto. Siete prigionieri fin da bambino da ruoli, no? Della figlia perfetta, la madre perfetta, la moglie perfetta, la perfetta lavoratrice. Tutti insieme sono un'impresa titanica. Ecco, trovate il vostro spazio per essere voi stesse, al di là del giudizio o del pregiudizio che vi accompagna fin da quando siete nate. Prendetevi in mano la vostra vita attraverso una riflessione. L'alimento, nel momento in cui lo scegliete veramente, sarà lo strumento per scegliere ciò che è per voi stesse nella vita. Grazie per la tua rubrica. Grazie a te. Vi lascio con questa citazione di Oscar Wilde. La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Con questa frase io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata del Mondo di Vega Chef. Ciao ciao!